Ciao a tutti ragazzi, sono Dead Crisis. Allora, siamo in un nuovo video sul video dei gameplay di Diablo 3. Oggi non è un gameplay, ma è una piccola introduzione sul gioco e sulla creazione del personaggio, un po' del video, eccetera, eccetera. Se sentite un po' gli urli, è il compleanno di mia sorella che si sentono un po' gli urli, quindi non fateci caso. Comunque, siamo qui in Diablo 3 che vi avevo promesso invece di fare i gameplay di Call of Duty Black Ops 2. Non l'ho potuto fare perché, allora, prima cosa, mi sembrava un po' ridicolo fare i gameplay con reboot, eccetera, eccetera. Perché tutti mettono online gameplay su single player e io vado a mettere il boot, ma mi sembra un po' deficiente. E invece ho messo, cioè, poi dopo. Ricordate che se vedete io registravo con OBS, però porca vacca, però non mi registrava i gameplay, non me li faceva registrare, quindi l'ho cancellato. E dopo, quando lo vado a dopo, ho trovato dei file che mi sembravano dei file errore, una specie di cosa come delle pubblicità stupide. Io vado a cancellare come deficienti, senza mai da chiedere, no? Ma che cos'è questo coso? Non lo faccio proprietà, eccetera, eccetera. No, io prendo Crunch, dopo vado ad aprire il gioco e Black Ops. Lo porca puttana. Non va più. Quindi. Allora, poi dopo avevo già detto. Cioè, già nella testa mia ho detto, guarda, io come faccio il gameplay di Diablo 3. Questa, ricordate ragazzi, non è un gioco craccato, eh. Cioè, diciamo che è un gioco di un mio amico, però per non dire all'amico che me lo tengo, me lo gioco e glielo ridò, allora non è una copia illegale, ragazzi, ricordate, non è una copia illegale. È solamente che io ho preso l'immagine ISO dal gioco originale e l'ho avviato normalmente. L'ho installato con Power ISO, ho creato l'icona virtuale e ho avviato il gioco. Ora mi è apparso così, non è un gioco illegale, eh. Non l'ho scaricato, niente crack. Guarda, l'ho finito adesso di fare tutto. Comunque, iniziamo. No, non è questa. Ivan Ghiaccio da Virgilio.it. Password iPhone. Sì. Dovete leggerla. Comunque, dai, utenti credenziali. Ok. Questi sono i caccia no, i cacciatori. Sì, questo è il cacciatore normalmente. C'è il barbaro che dovrebbe essere molto potente. Poi c'è il barbaro femmina, la Barbara. Ok, qui si possono vedere gli attacchi che può fare. Beh, dovrebbe essere anche molto potente. Vediamo un po' il barbaro. Buono, buono. Invece questo mi piace molto. Già l'ho visto e mi piace molto. Cazzo, figo. E la femmina? Che puttana. Beh, diciamo che hanno tutti quanti diversi mossi di combattimento. Ah, ma sono anche questi, non ho nemmeno notati. Ok, vabbè, questi li guardo dopo. Poi c'è il monaco femmina. Ok, lo sciamana, che cos'è questa? Merda, la sciamana, tutto poco. Vabbè, sì, cazzi. Il mago è il mago, che poteva essere? E la maga? È la maga, Allora, guardate, ragazzi, io mi scelgo il cacciatore di demoni. Cioè, mi piace moltissimo, dai. Guarda che figo. Figo proprio. Allora, Dead Crisis. Ah, cazzo, non posso mettere punti. Vabbè, scrivo Dead Crisis normalmente. Mannaggia, nemmeno la barra spaziatrice. Vabbè, se mi volete aggiungere, mi chiamo Dead Crisis normalmente, così creiamo l'eroe. No, me l'ha messo così. No, che brutto. Vabbè, ce lo deve fare. Ah, questo posso personalizzare la. Ah, questo non posso prendere.
Posso personalizzare la mia bandiera, dovrebbe essere, no? Per forza pescione ci deve essere. No, questa mi piace di più. Oh, forma generale. È solo questo sì. Ah, eccoli qui altri. Ora c'è mia madre che mi chiama, se sentite farò un piccolo gameplay, 2 secondi, perché ok, stemma e colore. Il colore ci metto un nero, un rosso bello e un celeste. Ok, salviamolo così. Ok, se avvio partita, avvierò normalmente la partita. E comunque guardate ragazzi, ci vediamo nei gameplay. Infatti io vorrei anche giocarmi tranquillamente il gioco. Però questi che cosa sono? Ah, questo è l'eroe quando lo personalizziamo. Ma questo lo farò in un secondo momento, dai. Ora vi lascio e ci vediamo nei prossimi gameplay. Ok, ciao a tutti ragazzi.